Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Io sono Altair e oggi qui vi porto una mega guida completa sui 50 droni di sicurezza, la porta segreta e che cosa fare alla fine di tutto. In più vi dico che già completerete ben 9 trionfi in tutto. Se il video vi sarà d'aiuto e lo avrete trovato utile, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale così da potermi supportare. Come prima cosa inizio con il dirvi che per i 50 droni di sicurezza vi servirà per forza la nuova esotica Revisione 0, se no non potrete distruggere i droni. Come seconda cosa dovrete avere il potenziamento Autorizzazioni di sicurezza, che anche qui senza questo non potrete fare niente nell'operazione scudo del Serafino per ottenere i 12 nodi e per poi andare avanti dopo aver aperto la porta segreta. E come terza e ultima cosa non meno importante, vi servirà anche una spada per i droni dell'operazione Scudo del Serafino, per entrare nelle stanze in cui si troveranno. Comunque, io nel video vi lascerò scritto negli step più importanti che cosa fare, quindi non vi preoccupate e in più, come al solito, vi implementerò i capitoli nella barra che scorre del video, con tanto di minutaggio preciso e la descrizione di ogni cosa sotto il video. Ora, la mia spiegazione termina qui, vi lascio a questa mega guida completa di tutto, per il resto spero di esservi stato d'aiuto. Nel caso in cui non abbiate capito qualcosa o non vi sia stato chiaro, scrivetemelo nei commenti e io vi aiuterò volentieri. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!
squadra Alfa! Qualcuno mi sente? Il canto bellico di Xivu Arati incoraggia i suoi soldati. Interrompilo. Collegami e aprirò di nuovo la porta. Avevi ragione, Mara. Gli infami cercano di corrompere la sottomente e di usare qualche strana interfaccia per copiare i file. Meno male, quel bunker. Il danno è minimo.
Sospetto che il testimone stia usando gli infami come archivio vivente e conservi nella loro mente importanti informazioni. L'alveare non sta cambiando strategia. Cosa diceva quel proverbio che ti piaceva tanto, Elsie? Mi pare, chi la dura la vince? Sì, anche se forse l'ho preso troppo alla lettera. Thank you.
Thank you.